È un progetto che in realtà è in continuità con l'approccio che abbiamo utilizzato durante la Fashion Week con il progetto Milano XL, cioè mostrare ad un pubblico non di addetti ai lavori, quindi ad un pubblico generalista, cosa succede dietro la produzione di moda, anche nei suoi aspetti creativi, manifatturieri. Il prossimo weekend, quello del 21 e 22 ottobre, le diverse maison che hanno aderito al progetto, che sono Armani, Alberta Ferretti, Curiel e tanti altri, apriranno i loro showroom, non soltanto, ma anche le parti produttive degli atelier, dei loro stabilimenti al grande pubblico. Chi vorrà visitare potrà gratuitamente accedere alle varie location aperte solo per questa occasione. Via Monte Napoleone proprio si apre, non è più, diciamo, una nicchia. Sì, l'idea appunto è di superare quel senso di elitarietà del fashion, proprio perché dietro la moda c'è la produzione, c'è il lavoro, ci sono tante aziende, c'è un aspetto creativo che genera ricchezza e cultura per la città, che non è appannaggio di pochi ma di molti. Il mondo del fashion è molto aperto alla gente comune, perché non dimentichiamo che in quasi tutte le strade di Milano ci sono le boutique, no? Che sono i momenti del retail, sono poi oggi diventati momenti di esperienza, quindi oggi entrare in una boutique, in un negozio retail che fa retail, vuol dire fare un'esperienza, vivere un'esperienza, e quindi la moda è già molto orientata verso poi il pubblico, verso il consumatore del resto, sia su strada che online. Andare oggi online per acquistare un prodotto vuol dire fare una vera esperienza. Poi ci sono quello che succede anche dietro le quinte, in questo caso questa idea va in quella direzione, cioè la curiosità di vedere cosa succede dietro, come nasce il prodotto, come si forma, ed è secondo me un momento molto bello, ed è bello che si venga fatta un'iniziativa di questo tipo, che porta poi chiunque a voler vedere, a voler curiosare un po' quello che succede dietro. E poi c'è l'apertura in generale della città, abbiamo visto questa ultima Fashion Week in cui c'erano tanti spazi aperti, in cui si potevano vedere, non so, i gioielli piuttosto che le pelli, tutto quello che c'è dietro al settore, e anche quando abbiamo fatto alla Scala la serata del Green Carpet Fashion Award, avevamo proprio qui in piazza uno spazio aperto, che è stato aperto tutta la settimana, un giardino a disposizione di tutti quelli che volevano usufruirne. Quindi ecco, la moda va nella direzione di aprirsi, si va nella direzione dello sharing anche nella moda, e quindi vuol dire che tutti insieme dobbiamo pensare di partecipare, di raccontare, di connetterci, perché questo è il futuro. Il mondo della moda e i grandi marchi che guadagno hanno di un'iniziativa come questa, al di là dell'aspetto economico? Beh, è proprio un reputazionale, cioè il fatto di far vedere che si fa sistema, dimostrare che la moda è qualcosa di complesso, e soprattutto fa capire che la moda è vicina alla gente, che i consumatori non sono solo consumatori, sono partner di una community, perché quello oggi sta diventando anche il consumo, essere parte di una community che si riconosce, si ritrova nella filosofia di un brand, perché un brand oggi non fa solo vestiti ma fa lifestyle, indirizza proprio una maniera di essere, una maniera di vivere, e queste iniziative servono anche a quello. Visto che lei è l'ideatrice di questo progetto, come è nato, cioè, l'esigenza di un'iniziativa del genere? Ha parlato con gli operatori della moda, oppure sentendo dei cittadini, semplici cittadini che erano incuriositi da questi laboratori? Ma tutto è nato perché io avevo visto alcuni di questi spazi, avevo trovato che fossero assolutamente meravigliosi, però avevo anche pensato che erano spazi che non poteva vedere nessuno, che erano spazi chiusi e non erano mai stati aperti. Allo stesso tempo, secondo me, la fortuna di Milano, questo che viene chiamato il nuovo rinascimento di Milano in questi anni, è perché Milano ha aperto le porte, ha messo una comunicazione diretta fra la città e le cose che succedono nella città. L'unico mondo che non l'aveva ancora fatto era la moda, e quindi secondo me sarebbe stato bello farlo. Quindi ho parlato uno per uno con le aziende, ho raccontato loro questa mia idea, e devo dire che appunto c'è stata una grandissima generosità e disponibilità, e tutti mi hanno detto che era un'ottima idea.
tutti questi marchi manca Dolce Gabbana. Milano non riesce a ricucire quello strappo? No, assolutamente non è vero. Dolce Gabbana è piaciuta moltissimo l'idea, soltanto che hanno un grosso evento importante a Hong Kong e quindi tutta l'azienda è impegnata sulla realizzazione di quello. Crizia, per esempio, anche Crizia avrebbe voluto esserci, ma ha dei problemi all'edificio, stanno facendo dei lavori di ristrutturazione. Veramente tutte le aziende alle quali abbiamo chiesto, abbiamo parlato, tra queste naturalmente Dolce Gabbana, nessuno ci ha detto di no. Chi non c'è è per motivi logistici. Sta già pensando una seconda edizione? Certo, apriti morda 2018, 2019, 2020, finché ci siamo.